a modo di instaurare un rapporto umano vero. I Elite FIBA, voglio dire, sono stati una storia che ti ha aperto gli occhi. Poi avevamo un'età anche particolare, per cui si è vissuto tutto intensamente. Credo si sia l'unico anche gruppo in Italia ad aver vissuto veramente lo stereotipo del rock and roll, sesso, droga e rock and roll, veramente per 7-8 anni, soprattutto all'estero. Noi vivevamo quasi più all'estero per un certo periodo che non in Italia, però poi le persone sono cambiate le scelte. Siamo arrivati a fare il primo disco dopo 4 anni e mezzo che suonavamo insieme. Abbiamo fatto piccole cose, compilation, 45 giri. I Elite FIBA si sono messi insieme nell'80 e Desaparecido è uscito nell'85. 5 anni dopo. Attenzione. Esatto. Non mi piace, non l'ho ascoltato. Non sono andato via con Felicità. Per cui da quel momento in poi io ho cambiato vita, ho cercato di, non dico di dimenticare Elite FIBA, ma non ho seguito quel percorso lì. Sono solo rimasto buoni rapporti con Piero e basta. Ma Ghigo non lo vedo al funerale di Ringo, insomma, per dirti. Quindi non... I rapporti sono stati inclinati con Ghigo? I rapporti sono stati inclinati da una serie di cose non chiare, non dette, perché... è molto più semplice sedersi insieme intorno a un tavolo e dire: guarda, si vuol far così, si vuol far cos'ha, chi ci sta, chi non ci sta, eccetera. I Elite FIBA paradossalmente sono stati un gruppo massacrato da un produttore che ha avuto è lui che comunque nel tempo ha frammentato, ha fatto il classico dividi ed impera, per cui piano piano prima si perde un pezzo, poi se ne perde un altro, poi un altro muore, poi rimangono in due, poi anche che i due si scazzano e alla fine ne rimane uno, poi si ritrovano, eccetera eccetera. Diciamo che è un po' paradossale, però i Elite FIBA si sono spaccati nella loro formazione originale perché insieme non si sono riusciti ad essere più forti, a trovare una loro ragione d'essere che prescindesse da chi gestiva i Elite FIBA in quel periodo. Tutto qui. Mostruosi. Ma anche pirata, tutto sommato, si può fare entrare. Perché live, però voglio dirti sì. E poi le scelte sono state altre. A me sarebbe piaciuto più continuare a far festival all'estero, divertirmi all'estero, eccetera. Si è preferito diventare delle rockstar in Italia. Ma non ho motivi di astio, perché ribadisco, cioè, se prendi un'altra persona e la metti qui che ha vissuto quello che ho vissuto io, che motivi puoi avere di astio nei confronti del passato? Niente. Le storie si spaccano, si sciolgono. Cioè, io auguro a tutti, ad esempio, che di avere rapporti di coppia e di amore che durano una vita. I rapporti di amore durano 2 anni, 3 mesi, 4 anni, poi si trasforma in altro. I Elite FIBA non sono riusciti tutti insieme a trasformarsi in altro, hanno perso pezzi. Però voglio dire, è andata bene di lusso a me, perché andati via da lì, appunto, ho prodotto CCCP, poi ho fatto CSI. Adesso sei contento? Lo sono stato anche se ero disperato, voglio dire, anche nel momento in cui ho smesso, perché ti puoi immaginare, abbiamo smesso, avevamo da poco fatto il botto, io sono andato via dopo Pirata, che aveva venduto 250.000 copie, con tutti gli amici, mio padre, chiunque, mi diceva: ma sei pazzo, proprio ora, dopo 10 anni, e vabbè. Poi piano piano le persone hanno capito, ma voglio dire, è stata dura. Ma è stata dura più che altro, non per me, cioè è stata dura, non è che io fossi disperato per paura del futuro. Ero un po' disperato perché mi rendevo conto che nessuno, a parte mia moglie, voglio dire, capiva perché me ne stavo andando. I testi li ha sempre scritti Piero. C'è stata, come dire, la classica situazione di comunismo di guerra, per cui essendo abbastanza sfigati e squattrinati all'inizio abbiamo scelto di far colletta e si è iscritto Ghigo alla SIAE a nome di tutti. Infatti poi ci abbiamo messo 15 anni per pretendere dalla SIAE che fossero risuddivisi come Cristo comanda.